in corteo per le vie del paese in occasione della giornata della memoria, una fiaccolata a Palazzolo organizzata dall'ANPI con la collaborazione dell'associazione Nuova Resistenza. Diego Trapassi. Le vittime della Shoah, dello sterminio nei campi di concentramento nazista e i loro volti. Mario Guarienti, 21 anni, Mario Ruggeri, Battista Fumagalli, Francesco Giovanessi, vittime palazzolesi della follia hitleriana, che raccontano vite e storie drammatiche. È il caso di Celestino Boli, scatturato e deportato dai tedeschi l'8 settembre del 43, che lasciò cadere dal treno diretto in Germania una bottiglia con un messaggio, unica sua testimonianza e ricordo. Per questo l'ANPI di Palazzolo ha voluto ricordare in occasione della giornata della memoria le 8 vittime dei campi di sterminio, una fiaccolata organizzata in collaborazione con il movimento Nuova Resistenza. 8 ragazzi palazzolesi tra i 18 e i 22 anni preferirono essere deportati nei campi nazisti piuttosto che aderire alla Repubblica Sociale Italiana, per cui ci è sembrato doveroso da parte nostra ricordare una volta tanto anche questi martiri della libertà che hanno dato la vita per quella che sarebbe stata poi l'evoluzione democratica del nostro paese. Un corteo per le vie del paese, il suono di un tamburo a scandire il percorso, in testa uno striscione significativo e una commemorazione in piazza a cui ha partecipato anche il sindaco di fronte al monumento alla Resistenza. Tanti giovani presenti, tra loro una delegazione dell'Istituto Marzoli che ha preso parte all'iniziativa Un treno per Auschwitz. Che significato ha ricordare ancora? Vuol dire riannodare i fili della memoria che viene celebrata ufficialmente con la storia, per ricordare ancora una volta chi furono le vittime e chi ebbe la responsabilità invece di quegli atti ancora oggi incredibili.